Sotoran dell'attualità, da un Cesare amica forse progetto dopo l'assassino di Jacques Nasser, a fine dell'istruzione, Uluige di agire su un'amica abbastanza bro e permette sospetti in guardia vista. L'anziano presidente della Camera di Commercio a Pumonte fu tombo il 14 di novembre del 2012. Mancheremo no delle trecità s'estate, ciò che temono pareti sindicati fra i quali a ZGT, i madrali non sono mica abbastanza bene, le temperature sono previste al più alto, il sindicato dell'energia domanda che i mezzi di produzione siano modernizzati e rinforzati. Buonasera, ma per principio a questa informazione imparata poco fa, 30 anni di prigio, sono stati domandati da un ministero pubblico su dopo mezz'ora contro Eric Coppolani, giudicato davanti all'assise d'Aix-en-Provence. L'uomo inteso giustamente continua a denigare e se l'odore dell'assassino d'Antoine Nivagioni, questo processo deve compiersi domani. Un'inchiesta lunga con sbocca per Aoua, dei anni dopo l'assassinio di Jacques Nasser, l'anziano presidente della Camera di Commercio a Pumonte. Mancano dunque gli elementi per perseguire qualche sia di staffare, so e conclusione di un juge d'istruzione di agirsi, ciò che impedisce di sicuro un processo di staffare. Precisione, Marc-Antoine Renucci e Jennifer Capai. Quasi dieci anni dopo i fatti, il quartolare è nato l'assassino di Jacques Nasser e parava a Tiuso, vale a dire che il processo non ce ne sarà. Il giudice di istruzione di Agirs, giurisdizione interregionale specializzata di Marseille, in carica dell'inchiesta, ha pronunciato questa decisione a fine dell'informazione giudiziaria. Secondo il magistrato, non c'era mica abbastanza elementi per mettere in causa uno o parecchi sospetti. Poi, secondo l'avvocato della partita civile, ha fatto appello della decisione. Certe dichiarazioni potrebbero interessare l'inchiestatore. La pista repose essentiellement sur les propos du collaborateur de justice Giovannoni, qui dit avoir recueilli des confidences à demi-mot mais assez explicites. Sur le fait que l'assassinat de Jacques Nasser était programmé dans le cadre d'une action criminelle de plus grande ampleur, disant notamment le bâtonnier Sodacaro aussi, et puis des confidences a posteriori dans lesquelles il aurait eu la confirmation que l'assassinat de Jacques Nasser était bien leur œuvre, à savoir une prise en main par une équipe de malfaiteurs dénommée l'équipe du Petit Bar. Il 14 di novembre 2012, in fine di dopo mezz'ora, è assassinato Jacques Nasser in un magazzino di Borgo Naiaccio. Il presidente della Camera di Commercio di Corsica-Sutana è toccato di maniera mortale da tre balle di pistola e da un tiratore che fu di a piedi e poi in moto. Questo assassino va di nocquiso di l'avvocato Antoine Sodacaro, meno di un mese innanzi, avevano marcato i coscienzi. L'indomani della morte di Jacques Nasser, Manuel Valls, tanto ministro dell'interno, si era spiazzato in Corsica promettendo risultati. Oggi l'inchiesta pare più che mai all'arresto. E poi sempre in giustizia andiamo a corte d'assise d'Aiaccio che giudica di 8 persone per rubarci violenti, prova d'assassinio e di forzatore sessuale in Bonifazio 4 anni fa. A corte a Bulso d'Usabè allea tra l'accusati che sono italiani e romani, l'avvocato di Aivese hanno fatto a lei che questi accusati hanno cambiato assai di versione, qui il requisitorio di aspettato. Per domani, e poi per compiere il suo capitolo in giustizia, l'inferente deverà aspettare per sapere se la sua condanna sarà o no acconciata, ne parliamo in internet. La decisione di a casca oggi, ma a corte d'appello contro il terrorista la rinviata il 24 di maggio per ciò che tocca un statuto di mezza libertà. Di più informazioni nell'articolo fatto da Alain Stromboni. Si comincia già a sbuffolare e un simo anche all'estate d'imperatore so infiarrate, ciò che fa GEDEM è un uso più che importante, fra l'altro, di climatizzazione, in cui un rischio di veglie tagliatore s'estate a ZGT domanda a modernizzazione e un rinforzo di mezzi di produzione. Dominique Moret, Jennifer Capai. In quasi china annunciata degli stati, sì e no, se i matrali idraulici che rappresentano un terzo della produzione elettrica basteranno per alimentare i correnti. A ZGT d'EDF dai pinzeri, in cui i galdamoni previsti quest'anno e una frequentazione turistica che avrà dei satamanta, si può aspettare un peggio. La direction hein, nous a convoqués dans une institution représentative du personnel qu'est le CSE et a annoncé qu'on connaîtrait des difficultés d'équilibre offre-demande pour la saison estivale.
En d'autres termes, il y aura peut-être des délestages. Il y aura sûrement des délestages. Hein. Bon, nous, nous espérons que non. Hein. Ça fait depuis mars 2017 que nous dénonçons la situation hein, avec une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est obsolète. Hein. La preuve, c'est qu'on achemine des groupes électrogènes sur la région de Louchane à hauteur de 20 MW et on va continuer à en acheminer dans la région sud à hauteur de 16 MW pour pouvoir passer l'été avec la chaleur qui fait, le manque d'eau et un afflux touristique exponentiel. Sa situazione rammenta quella dell'inverno 2005, quando EDF, con pulì assicurare un manda, aveva fatto i tagliatori di lume quasi durante un mese, due giorni in lanza a grise, a riduzione di circa incapacità di produrre. Il ne s'agit pas d'un problème de capacité de moyens de production qui sont largement suffisants encore aujourd'hui, compte tenu des pointes demandées. Hein, puisque nous avons d'ailleurs franchi un record de 428 MW il y a quelques temps que nous avons su faire. On fonctionne hein, comme des pays du tiers-monde. Hein, aujourd'hui, en acheminant des groupes électrogènes en Corse, en 2022, les leçons du clash énergétique de 2005 n'ont pas servi. AZGT e OSTC domandano chiaro a PPE la programmazione dell'energia fosse messa in piedi o più presto. Massimo che a centrale elettrica d'Ajaccio piglio ritardo. A ministra Barbara Pompili aveva risposto a Paul André Colombani che l'usina un po' di amica aveva dianco il gas e che aveva dianco i biocarburanti. Di poi, un senteso più nudo dallo Stato e la collettività di Gorsica che doveva convocare il Consiglio dell'Energia di marzo un l'amica Vata. A strada, non essendo mica tracciata dai responsabili, EDF ha arrestato l'inchiesta d'utilità pubblica, UACIU, un anche compio di Vumiga. E l'emogabì dall'acqua è più che preziosa. Da 20-40% di l'acqua beiea è trasportata in rede siberde e forse con l'impresa grossa ha messo in ballo ciò che potrebbe essere una soluzione. E spiegazione in cui Sara De Franchi e Christian Giuliano. Stupi culo automato a pinuccia misteriosa si chiama Aqua Robotics. Usorò l'uggira e gonduti per fare garte. Ci sono 250 km di canalizzazione d'acqua potabile in l'agglomerazione Ostiaccia. Quando c'è una perdita, forse non si vede mica subito. Questo robot potrebbe aiutare assai. Avec les photos qu'il a ramenées, on peut déjà identifier, même sur un test très court comme ça, qu'il y a un emboîtement entre deux sections droites de canalisation qui n'est pas parfait et qui pourrait occasionner des fuites qui ne seraient pas détectables par un autre moyen. Le scopo d'Aqua Robotics, con questo domando, è di stabilire una cartografia precisa di rede d'acqua beiule. Il centro acqua pubblica ha una rendita di più di 75%. Mica male, ma è baladì che non ha 4 milioni di metri cubi d'acqua prutti, più di 1 milione si perdono. Allora chi si parla assai di mancanza dell'acqua, l'imbusca e maior. È una soluzione che è veramente importante, perché questa soluzione permette non solamente di conoscere meglio le nostre canalizzazioni, ma in più potremmo intervenire più presto e di fatto avere meno, se volete, perte d'acqua. Per la collettività c'è un'altra sfida. Da qui al 2026 li toccano essere in conformità, fa carte di les orede che devono essere precise a 40 cm vicino. La comunità d'agglomerazione Ostiaccia è uno dei 10 partenariati per la fase sperimentale. Alors aujourd'hui, nous sommes en recherche de solutions, effectivement. Celle-ci me paraît fort adaptée et nous sommes ravis que ça soit issu du territoire communautaire, Bastiais. La soluzione proposta da Aqua Robotics costa tra 5.000 e 15.000 euro al chilometro. Se i risultati sono buoni, il servizio potrebbe essere messo in ballo a partire dal 2023. E per rispettare l'ambiente, Loic Paris ha deciso di francare il Mediterraneo senza soluzione, 200 km a forza di esorrecce, per fare avanzare l'idrosovatti e il partito di Villefranche, che deve raggiungere Stavin di settimane San Fiorin. Non dimenticate l'ultima emissione Foot e Basta di stagione. Laurent Vincenzini e i invitati aspettano un antauderano di l'ACA per un'emissione assai speciale. L'ACA sapete assicurato di giocare l'anno che viene in Liga 1. E così che lo seguono per il suo notiziale, domani toccherà a Jean-André Marchiani di presentare le vostre notizie in lingua corsa. Buonasera e a presto.